Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno, bene. Di cosa ti occupi? Principalmente mi occupo di stampa digitale a livello pubblicitario e a livello di allestimenti fieristici. Ok, come si chiama la tua società? CR Digital Group. Ok. E di dove sei? Siamo di Medicina, provincia di Bologna. Ah, fantastico. Quindi sei venuto qui al Visco anche per capire un attimino le novità, sia per quanto riguarda le macchine che si sia le macchine, diciamo, la nuova tendenza, il nuovo sviluppo, diciamo, a livello di business. Okay. Diciamo. Senti, ma conosci Phoenix da molto tempo? Sì, diciamo che è stato uno dei miei primi fornitori sia di macchine che anche di materiali. Ok, e quindi insomma da molti anni che li conosce, capisci? Sì. Che se mi ricordo intanto per salutare anche degli amici. Certo, esatto. Diciamo che c'è più, oltre al rapporto, diciamo, di fornitore, ma anche un rapporto di amicizia, diciamo di. Bene, è ottimo il rapporto personale, anche perché in un mondo dove c'è tantissima tecnologia, lo stiamo vedendo anche oggi qua al Viscom con Phoenix, insomma, è un rapporto molto importante. Certo. Senti, c'è una macchina che una stampante che ti dà, che sei curioso, insomma, che ti incuriosisce, ecco, da questo punto di vista, c'è qualche novità che ti sorprende? Sì, diciamo che questo portarsi sull'ecologico, sul discorso latex, sul discorso di tutte queste cose, mi incuriosisce e apprezzo, anche perché comunque, diciamo, che sia per l'ambiente che anche per la persona in sé, perché comunque produrre davanti a macchine non tanto ecologiche non è una buona cosa, diciamo. Ok, senti, questo nuovo concept di Phoenix, il Viscom, che parte da questo pianeta Phoenix, da un ambiente talvolta fantascientifico, anzi stellare, insomma. Certo. Ti piace anche i colori, come è stato allestito lo stand? Sì, diciamo che è stato anche calcolato che comunque il colore verde è il colore, diciamo, di tendenza e del business anche ultimamente, ecco, sia nel settore ecologico che anche nel settore alimentare, comunque tira molto adesso. E quindi, insomma, anche la scelta dei colori ti piace? Sì, diciamo che è azzeccata, ecco, diciamo così. Senti, immagino che tu sia anche un'abitue di queste manifestazioni, Viscom, eccetera. E come vedi il futuro per questa tipologia di mercato e per un'azienda come la tua che vive, immagino, tutti i giorni, no? Sì. questi strumenti? Diciamo che lo vedo bene, anche se stiamo vivendo un periodo, non voglio dire di recessione, ma comunque un periodo abbastanza difficoltoso, però ecco, vedo questo settore forse il più ampio e quello che ha più possibilità, sinceramente. Senti, un'ultima domanda, poi ti lascio andare alle tue attività e a continuare a vedere Viscom e parlare con i ragazzi di Phoenix, ma se ti resti dare la possibilità in questo clima stellare, spaziale, di prendere questa navicella spaziale, sì, e andare da qualche parte, raggiungere qualche tuo obiettivo personale o di impresa, che cosa faresti? Dove ti vedi? Ma sinceramente nel campo che sono, diciamo che mi piace già quello, ecco, come cosa. È normale che, diciamo, non sogno, ma l'obiettivo da raggiungere è riuscire ad arrivare, diciamo, a un sistema molto ecologico. Cioè, da questo lato, sia per l'ambiente, ripeto, sia per le persone, sia per i dipendenti, tutto quello che aggira intorno a questo mondo. Quindi, insomma, ti vedi in un futuro più bio, più naturale? Sì. Più umano anche. Più umano, sì, diciamo, da questo lato qui. Va bene Roberto, io ti ringrazio, grazie, buona giornata, e questo video lo potrai vedere sulla pagina Facebook di Phoenix, scriva, insomma, condividere. Perfetto. Grazie, ciao. Ciao.